4 agosto. Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello che io sto per mostrarti. Esodo 25:9. Prima di costruire, 1. Per prima cosa presentati a Dio per conoscere il piano di lavoro. L'Eterno, rivolgendosi a Mosè, disse: Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi eredi, che io sto per mostrarti. Dio sa perfettamente di cosa avrai bisogno nel futuro, tu no. Egli preparò Noè 100 anni prima del diluvio e Giuseppe 7 anni prima della carestia, per sfamare l'Egitto. Privo della guida di Dio potrai, al massimo, azzardare degli inutili calcoli, ipotesi ragionate ma prive di fondamento. Ai figli di Israele la gloria del Signore appariva come un fuoco divorante sulla cima del monte. Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Esodo 24 versi 17-18. L'uomo di Dio trascorse oltre un mese alla sua presenza in attesa di direttive. Perché? Ciò che doveva costruire avrebbe dovuto rispondere ai bisogni del suo popolo per le generazioni future. La preghiera è molto importante, perciò recati anche tu a questo incontro e di a quanti ti circondano. Non tornerò fino a che il Signore non mi abbia parlato e comunicato il suo piano. Quando Dio ordina qualcosa, provvede anche ai mezzi necessari, ma qualora non fosse un suo specifico mandato ma un frutto della nostra emotività o del nostro coinvolgimento umano, allora ci graveremmo da soli. Perché? Per il semplice motivo che non avremmo il coraggio e la forza di rivolgerci a Lui nel momento del bisogno. E infatti, se non si inizia nel modo giusto, non finirà certamente bene. Potresti obiettare, lo, però, non sono speciale, sono nessuno. Perché dovrebbe Dio parlare a qualcuno come me? Quando è la sua voce a chiamarti, allora, per Lui, sei veramente speciale. La sua promessa è questa: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda. E gli sarà data, Giacomo 1:5. Continua domani. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro.